signorino. Io vado a messa. Sì, brava, va a messa, va. Ecco le ova. Ah, caro Frigerio, portele dentro. Come va la signora, signor Giovanni? Bene, molto meglio. Ah. È ancora a casa dalla mamma, ma tra qualche giorno tornerà qui. Bravo, mi fa tanto piacere. Grazie. Dov'è l'entrata della clinica? È lì, a sinistra. È lì? Signorina, scusi, hanno portato qui una signora... Sì, subito di su. Sorellina, hanno portato con l'ambulanza una signora giovane. Ah, la signora Roberta Lover. Sì. È proprio nel mio reparto. Sono il marito. Ci sono 6 professori che la stanno visitando, sono molto appassionati. E che dicono? Oh, beh, ancora non hanno finito di visitarla. Venga, venga. Sì. Dicono che è un caso unico al mondo, sono così contenti. Oh, ecco il professore. Professore, il marito del 34. Sono il marito del 34. Ah, buongiorno signora. Buongiorno professore, ecco, vorrei sapere... Vuole accomodarsi nel mio studio? Nel suo studio. Prego. Prego. Permesso. Sigaretta? Non fumo, professore. Dunque noi abbiamo visitato attentamente sua moglie e prima di completare il nostro referto abbiamo bisogno di rivolgere alcune domande di carattere psicologico. Sì, dica pure, professore. Come ha conosciuto sua moglie? Al teatrino della parrocchia. Padre Costantino aveva organizzato una recita fra ragazze. Tutte sue allieve, di buona famiglia. Già il sole è tramontato e in cielo brillano le prime stelle. E la luna. E non odo ancora i suoi passi. Padre Costantino era stato il mio maestro. Invano. E mi aveva portato al teatrino. Io, a dire la verità, mi annoiavo. Vano tendo l'orecchio. L'amor mio non più verrà. Dov'è l'amor mio? Per 3 giorni e 3 notti camminai, affrontando financo la morte per giungere all'appuntamento. Ed ahimè, ella non è. Don Costantino, forse sì. Ma questo è un giovanotto, non è una ragazza. Indi, sei cascato! Che è una ragazza? È una mia allieva. Sono contento, meno male. Perché meno male? Perché appena l'ho vista ho provato subito una grande attrazione per lei. No, ella non m'ama. Ma è sicuro che è una ragazza? Dai! È una mia allieva, è Roberta. Solo la luna ne è testimone. Ella non saprà mai. Eppure io l'amo. Con tutta la che forza bella. Della mia giovinezza. Quanto è bella. Prima di vedere i suoi occhi. Che grazia. Io non sapevo che su questa terra... Quanto mi piace. La luce... Sono contento che ti piaccia. Don Costantino, pensa che sia adatta a me. Io non sapevo... Beh, penso proprio di sì. Il profumo... In Oriente, dove io sono stato tanti anni... La donna è una foglia e l'uomo è una colonna. Qui da noi, l'uomo e la donna sono 2 colonne. Lontano dalle cure delle armi, io posso abbandonare... Don Costantino, io mi ci fidanzo. Così, con l'aiuto di padre Costantino, ci fidanzammo. Ero felice e come regalo volevo offrirle un gioiello. No, voglio un'altra cosa. Ma io voglio farti una cosa preziosa, meravigliosa, bella. Un brillante, uno zaffiro, un rubino. No, caro, grazie, ma i gioielli proprio non mi piacciono. E che vuoi? Voglio una Moto Guzzi 250. Una Moto Guzzi? Sì, sì. Una motocicletta? Sì, 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 sì. Molto interessante. E mi dica, durante il fidanzamento lei ha mai avuto rapporti di carattere intimo con la sua fidanzata? Come intimo? Era contrario ai miei principi. Ma che dici? Come che dico? Allora non l'ha conosciuta. Non l'ho conosciuta?
conosciuta in senso biblico. Devo supporre che lei ha portato sua moglie all'altare con tutta la sua purezza. Certo, professore. Dopo un anno ci siamo sposati e per il viaggio di nozze andammo a Venezia. Auguri, signora. Anche il nome di grazie, grazie a tutti di essere venuti. Roberta cara. Grazie, padre. Ha visto l'Inter? 2-0 fuori casa. Ma ti fai il momento di parlare di porto. Piuttosto, dov'è tuo marito? Chi? Tuo marito. Eccolo là. Trent'anni. Grazie infinite, amici miei, grazie. Siete stati veramente molto gentili. Tutti qua, essere venuti alla stazione. Signor notaio, magnificamente bene. Grazie. Padre Costantino, grazie infinite, padre, di essere venuto alla stazione. Molto onorato della sua presenza. Ma non lo dire a me, bene, scherzo. Invece dimmi come è andato il viaggio di nozze. Magnificamente, padre Costantino. Ma di un po', che sono socerotto, sti gatti? Ah, i piccioni in piazza San Marco, mi hanno beccato, padre. Ehi, che sono diventato falchi? Le devo parlare, padre Costantino. Ma dove, intanto sai dove trovarmi. Hai salutato tua suocera? No. Va, vada lei. Signora, scusi, nella confusione non l'avevo veduta. Giovanni, mi dica la verità, è felice? Completamente felice, signore. Cara zia, bene. Santo bene. Dio, vi ho regalato una soglia elettrica in pubblico, tagliatevi i baffi. Perché no? Non ti impicci dai fatti tuoi, che è molto meglio. È peggio per caro. Tu. Dimmi, hai fatto molte fotografie? Sì, padre, a colori, sei rollini. Quando sono stampate ve le faccio vedere. Addio cari! Gli sposi! Andate a letto presto! Gli auguri, eh? Prendi in braccio la sposa! Sì, sì, ciao! Ciao! Arrivederci, ciao! È bella con tutti! Aglio! Seria, ma che è questa storia di portarmi in braccio? Sei un cretino! E tira tu! Non sei buona! È una parola! Non ti sarà cresciuto il piede dentro? Tira! E tira, ma non te potresti mettere le scarpe! Ma perché? A me piacciono gli stivali! Signorino, dove le metto le valigie? Quella di cuoio in camera di mio marito e le altre due in camera mia. Ma come, non dormite insieme? No, dobbiamo separati. Separati? Beh, che c'è di strano? Si usa così oggi, no? Ma io non lo sapevo. E perché lo devi sapere? Oggi si usa dormire separati, poi se uno vuole andare a trovare l'altro ci va. Ma di che ti impicci? Io ho chiesto solo per le valigie. Tesoro? Io esco un momento. Bene. E dove vai? Don Costantino dice che mi deve parlare. Il viaggio di nozze, padre, è stato meraviglioso. Avesse visto Roberta com'era contenta, felice, spensierata. È così bella. Poi, quando siamo arrivati a Venezia, è cominciata la crisi. Che crisi? Io mi apro come se fossi in confessione. Ma certamente, figlio mio, ma che è successo? Che è successo? Che è successo? Tira da una parte, così lo prendi, no? E niente. Ma come niente? Ma non capisce? Non ha voluto dormire con me, Roberto. Oh, sembrava una matta. Diceva, non voglio che tu calpesti la mia dignità. Tu sei cattivo, io non voglio essere sottomessa. Ma come lo spiega lei questo fenomeno, padre? Muli adesso non sono tuttomides viriles. E senti, Giovanni, tu ti devi mettere in testa che la donna si è evoluta. La donna non è più quella di secoli fa. La donna ora cerca l'indipendenza, cerca la sua affermazione e principalmente non vuole essere sottomessa. Ma che vuol dire essere sottomessa? Vuol dire essere sottomessa. Vedi, quando tua moglie si rifiuta, lei incarna in sé quello spirito di ribellione covato dalle donne per secoli e secoli perché sono sempre state sottomesse. E in tutte le manifestazioni della vita.
Beh, queste sono belle parole, ma io non capisco, padre. Beh, non capisci, tu non capivi niente, ma a scuola mi facevi gettare il sangue. Ma la tua Roberta è una ragazza tenace, di grande meramento, forte. Tu devi avere tatto, devi avere pazienza. Ma non mi apre la porta della camera. Ti ho detto che devi avere pazienza. Deve essere tutto grazioso, deve sembrare come un gioco. Vedi come le rondinelle che si inseguono nel cielo. Le rondinelle, è una parola. Ah, ma tu non capisci proprio niente, no, allora sei un testone. Io lo voglio capire, padre. Sarà molto difficile per me, ma voglio fare quello che... Ragazzi! Che fate di questo? Padre Costantino, addio. Io. Addio, ciao. Io non posso perdere adesso con voi, basta! Dai! Interrompe l'offensiva. Dai! Dai, lo scalzone! E basta che c'è un uomo libero, basta all'ala! L'ha sgambettato! Mazzola a terra! Mazzola a terra! Rigore! Hai visto che ci hanno dato il rigore? Sono le proteste dei giocatori Granata. La decisione dell'arbitro noi con minuta sembra la fine. Irremovibile. Se fanno il gol abbiamo vinto. Meglio, così ce ne andiamo a dormire. Probabilmente Suarez o Mazzola. E che? Non si può. Il momento è drammatico. Dammi una sigaretta. Sì. La folla, dopo un istante di delirio, ora tace. Un silenzio di 100.000 tifosi. Sì, è Mazzola che tira. Rete! In questa... Rete! Abbiamo vinto! Amore mio. Giovanni, che fai? E com'è che faccio? Gioco. Fermo. Vedi che gioco? Non voglio. Come le rondini. Le rondini. Ma che c'entrano le rondini? Sotto ti metto. Ti metto sotto. Prova un po' a muoverti. Smettila. Non ti muovi più, ti blocco. Signorina, che succede? Ora ti faccio una presa di gambe. Che fai? Allora faccio pure io. È brava, me lo aiuto. No, il gioco, dura poco. Signorina, vuole un aiuto? E state zitta, stiamo giocando. Ma è un gioco pericoloso. Ma lei si impicci dai fatti suoi. È pericoloso, dice. È un gioco fra due innamorati. Siamo due uccelli. No. Tu sei la rondinella. Sei la mia rondinella. La rondinella mia. Buonanotte. Vicinino, lascia la porta aperta che dopo ti vengo a dare un saluto. E non ricominciamo. Buonanotte, signora, buon riposo. Annanna! Subito! Tesoro, lascia la porta aperta, che dopo ti vengo a dare un salutino! Ehi, signorino, si diverte, con la bella mogliettina, giovane, giovane, bella, bella. Signori e signori, buonasera. Signorino, posso dire una parola? Dilla, dilla. Ha un brutto carattere. È tanto piacere, che ho domandato il tuo parere? State zitta, che ti importa a te? Abbiamo trasmesso l'incontro di calcio fra le squadre dell'Internazionale... Quella ha chiuso la porta a chiave. Ma insomma, quante volte te lo devo dire? Tu sei a servizio in questa casa. E tutto quello che succede qua dentro, a te non ti deve interessare. E non andare in giro a raccontare tutti i fatti miei alla gente. Chi dice niente? No, no, lo fai tu, lo fai. No. È tenace, è forte, di grande temperamento. Ci vuole pazienza, che vuoi fare? Signorino, qualunque cosa, io sto qua. Mi chiamate se avete bisogno. Io parto per Cusca, poi vado nel Perù. Poi vado nel Perù. Amore, mai più. Tu vivi nei musei, io adoro il Luna Park. E mentre leggi Shakespeare, io sogno New York. Con te non si può bere, il fumo non ti va. Per questo ho scelto la mia vita. Brutto zozzone, guarda che faccio. Non ti leggi più. Ma che fai, compagnere? Ma che farai la notte? Ma che farai tutta la notte? E andate via. Questo è il plastico dello stand che raccoglie i prodotti dell'artigianato locale. È finita la mostra? È finita la mostra, abbiamo pensato di sfruttare la piattaforma in cemento armato per costruire la scuola. Ah, bravi. E i calcoli li farebbe lei? Se non ha nulla in contrario. Allora, guardi. Ma chi sono questi pazzi scatenati? Non ci sono dei limiti di velocità. Colgo l'occasione, signor direttore, per ammettarle che ho già preparato il piano per la lotta contro i rumori. Gli diamo una stanca... Ma non è sua moglie quella. E lei? La sua signora. E va in motocicletta. È una bambina, signor direttore. Ah. Giovanni. Che c'è? Sei arrabbiato? No. Ah,
parte il fatto che sono 3 ore che ti aspetto, ma io mi tengo calmo. Roberta, io devo parlarti serenamente. Ma levati quella tuta. Possiamo parlare anche con la tuta. No, a me non mi va vederti vestita da uomo. Perché? Non ti piaccio? No, non mi piaci. Eppure quando mi hai conosciuta ero vestita da tenente. Certo, effettivamente stavi molto bene vestita da tenente, coi baffi. Ma adesso sei mia moglie e ti devi vestire come una signora. E non andare più in motocicletta, non ti vestire con quella tuta da corridore, perché non la faccio più io, che sono un impiegato al comune. Io mi vergogno, sono un uomo, pensa tu che sei una donna. Ma come mai da un momento all'altro ti metti a fare queste distinzioni? Ma perché, mia cara Roberta, tra un uomo ed una donna c'è una certa differenza. Eppure, quando ci siamo sposati, mi avevi promesso che avremmo avuto gli stessi diritti e le stesse libertà. Amore, non è la parità di diritti che io ti nego, ma voglio che tu rimanga una donna e che conservi la tua femminilità. No, mio caro, questo te lo puoi dimenticare, perché io non mi sento affatto donna. E che ti senti? Mi sento uomo. Roberta, non parlare così, che mi fai male. Ma perché dici ste cose? Oh, eccolo, vedi come sei. A parole sei per la parità dei diritti, e poi quando si tratta di arrivare al sodo, tu ti senti male. Roberta, io ti amo. Io ti desidero. Tu sei mia moglie e voglio solo una cosa da te, che tu sia mia. Ah, non ricominciare con la solita solfa di tutte le sere, Bella. Perché io non sono né tua né di nessuno. Bella. E lasciami! No, non ti lascio. Non mi toccare. Non ti lascio, sei mia moglie, ho tutti i diritti su di te. Non mi toccare. Bella. Non ti lascio, a costo di usare la forza. Oddio. Oddio. Che fai? Ora lo vedi. Telefoni? Pronto? Telefoni a mamma, eh? Pronto? Parlo con la polizia. Ecco. Sono il commissario Zannone. Ah, è lei? Sono la signora Loverso. Mio marito mi sta usando violenza. Ma che dici? Sì, sì, commissario. Mi ha storto un braccio. Mi ha fatto male? No, perché mi sono difesa. Ma che chiede? Aiuta la polizia. Ho paura di mio marito. Vuole costringermi a fare ciò che non voglio fare. Ma non ci faccia parlare con suo marito. Sì, ci parli lei, signor commissario. Va bene, glielo passo subito. Vieni, il commissario ti vuole parlare. A me? Certo, non puoi usarmi violenza. Che vergogna! Raccontare i fatti nostri. A questo siamo ridotti. Pronto, signor commissario, buonasera. Buonasera, signor Loverso, mi dica che sta succedendo. E che succede? Si tratta di mia moglie, io sto a casa mia, non do scandalo a nessuno. Non si tratta di scandalo, ma lei non può aggredire e costringere... Ma si tratta di mia moglie, sono 2 mesi che sono sposato, signor commissario. Lei non può usare la forza, non può torcere il braccio a sua moglie e costringerla a fare ciò che essa non vuole. E allora mi dica lei, signor commissario, che cosa devo fare? Che vuole che le dica? Per questa sera abbia pazienza. Si faccia una doccia fredda e vada a fare 4 passi per distrarsi. Altrimenti sarò costretto a intervenire. Ah, interviene? Va bene, signor commissario, mi raccomando il silenzio. Buonasera e grazie tanto. Visto? Hai sentito? Sei contento? Io parto per Calcutta col volo. Sono contento? Tu resta coi tuoi... Ho capito. Sì. È tutto abbastanza chiaro. Che cosa, professore? Abbia pazienza ancora un minuto. Sì. Dunque, dopo le nozze, sua moglie ha mostrato un carattere sempre più forte, direi anzi virile, ribellandosi al suo legittimo desiderio di conoscerla in senso biblico. Proprio così, professore. Una pazzia. E anch'io impazzivo, mi prendeva la smania e non dormivo. Era un'ossessione che mi impediva persino di lavorare. Lei è distratto. Mi combina un sacco di guai. Mi mette in crisi tutto il piano regolatore. E poi lo si vede. È deperito. Ma cosa fa di notte? Non dorme. Sono sposato da 2 mesi. Ma mi faccia il piacere, siamo stati tutti giovani sposi, ma non ci siamo ridotti così. Guardi, mi dispiace tanto, ma non mi sento di riconfermarla nel suo incarico. Che vuol dire? Che sono licenziato? Esattamente. Signor direttore, ho appena messo su casa. Se non lavoro io, non va avanti la famiglia. Lei dice bene, ma io dopo tanti anni di devoto lavoro, come fa? Eccola. Roberta. Che c'è? Mi hanno licenziato. Davvero? E tu perché fai quella faccia? Ma scusa, Roberta, ti rendi conto? Sono senza lavoro, lo capisci? Ma perché te la prendi per così poco? Ti hanno licenziato, tiriamo avanti lo stesso. E come? Ti ricordi che ti ho parlato di quella rappresentanza di vini che mi hanno offerto? Di vini? È un lavoro che so fare perché a mi te, piace. Ma non piace a me. Io sono contrario che la moglie lavori. Lo so, infatti ci avevo rinunciato, ma adesso sono costretta ad accettarlo. Come sono contenta, finalmente mi sento utile. Tieni la sporta. Sì.
No, 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 no. Ma come tu lavori, io resto senza fare niente. Poi che risolverebbe? Quanto ti danno? Abbastanza per vivere in due. E poi faremo dei risparmi. Licenzieremo la cameriera. Lo so, ma se tu lavori, chi si occupa di me? Avanti. Chi pensa a pulire la casa? Monta. Chi farà la spesa? Chi farà da mangiare? Sono le 9:30, so. Sono le 9:30, ho fatto tardi. Che buon odorino. Vatti a mettere a sedere. Mo vengo. Sentirai che mangio. Tesoro, amore bello, quando vieni tardi fai una telefonatina per piacere. Lo sai che ti facevo la baciata? Io ci metto la pasta e si scuoce. Oltre alle fave ci ho messo anche due piselli, ti piacciono tanto a te. Stai a pensare ai piselli, alla pasta corta. Ho fatto 250 chilometri. E chi te dice niente, amore mio? Meno male che gli affari vanno bene. Sì, ma io sto a casa, chi sta a casa sta in pensiero. Fammi una telefonatina. Poi non trovi pronto, tu cominci a strillare. Chi te sente quando strilli, tu? Ma non sa di niente. Ecco, a te ti piace il pepe, vero? Il formaggio dov'è? Mo te lo vado a prendere, amore bello. Oh, grazie. Qui manca tutto. Io parto per Calcutta col volo delle tre. Tu resta coi tuoi libri e senza di me. La 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 la. In giro per il mondo folleggerò nei night e passerò le notti ballando in cha-cha-cha. Andrò con nuovi amici a Cuba e a New Orleans. Avrò motociclette e lunghi blue jeans. Con te non si può bere, il fumo non si fa. Per questo scelgo la mia libertà. Io parto per Calcutta col volo delle tre. Roberta, apri, cara! Ma cosa vuoi? Perché insisti? Ma perché ti amo, cara! Perché sono tuo marito e perché ho diritto di entrare, Roberta. Avanti, non ricominciare. Sono tanto stanca. Domani mattina devo alzarmi presto. Roberta, apri. È meglio che apri tu, Roberta. Perché io sfascio tutto. No. Mi si è rotto l'osso dentro. Lei, mio caro genero, si è comportato in un modo indegno. Si vergogni, ma sono cose da fare queste. Aggredire una povera ragazza mentre sta dormendo. Ma io ho solo cercato di entrare in camera, mi sono rotto il braccio. Sono suo marito, d'altronde avrò qualche diritto su di lei. Ma di quali diritti mi sta parlando? È Roberta che lavora e porta i danari in casa. È lei che ha chiesto di lavorare, signor. Ma sfido io, tante grazie. Lei si è fatto licenziare, ma di che cosa si lagna lei? Scusi, Roberta è una moglie ideale. Rinuncia persino alla cameriera. E certo, sono io che mi occupo della casa, ma che crede che il lavoro della casa sia una cosa da niente? Si alzi la mattina presto a pulire, spicci, faccia la cucina, prepari la cena e quando è la sera avrò il diritto di un po' di tenerezza, no? Ma quale tenerezza? Se proprio non può fare a meno di sfogare i suoi bassi istinti, vada ad un'altra. Ma lasci stare la mia figliola perché lei la sera è stanca e distrutta dal lavoro. E allora sa che cosa le dico, signora? Da domani Roberta non lavora più. E chi lo dice? Io lo dico perché io sono il marito, io devo lavorare. E Roberta faccia la moglie e basta. Ah! Beh, che fate? E tu ancora in giro con la spesa, stai? Roberta, vedi chi ci è venuto a trovare oggi? Vieni un momento qui. Ciao, tesoro mio. Ciao, ciao. Mamma. Beh, scommetto che non è neppure pronta la cena, eh? No, non è pronta. Ma che è successo? Dillo a mamma tua, se non vai a cucinare, la cena non è pronta, né adesso né mai. Ma che tu fa? Prendi la borsa della spesa. Fino a casa. Marsh! No, Giovanni, ma cosa... Perché, non va bene? Ne ho una anche lei? Mostra! Mostra, sta via! Avete capito adesso? O ve lo devo spiegare con qualche altro esempio? Chi è il marito in questa casa? Oddio, il braccio.
sei cattivo. Hai calpestato la mia dignità. Ecco, gli ha ripreso. Vuoi importi con la forza? Vuoi sottomettermi? Roberta, hai la febbre, stai delirando. Sempre così, Ebren. Ma io ti avevo pregato di aver pazienza. No, no, io da quel lato lì non ho fatto niente. E allora che fatto hanno? Ma che le hai fatto? E le ho solo proibito di lavorare, non volevo essere umiliato, sottomesso. Ma benedette figlioli. E questa crisi ha gli stessi sintomi dell'altra volta. Uguale, sempre così. E avete chiamato il dottore? Sì, e dovrebbe arrivare da un momento all'altro, non lo so. Ah, ecco, sta arrivando. Oddio. Che cosa le ha fatto? Io non ho fatto niente. Roberta, dilla a mamma tua che ti ho fatto. Vattene via. Mandalo via, mamma. Non voglio rivederlo mai più. Esca, mascalzone. Signora, posso dire una parola io? No, esca anche lei. Che voleva dire, padre Costantino? Giovanni. Qua è meglio che ce ne andiamo. Sì. Roberta, arrivati gli zii. Roberta, cosa ti hanno fatto? Dilla zia tua. Pensierino della sera. Il primo sonno tranquillo di Adam fu anche l'ultimo. Si svegliò e aveva moglie. Ma che cosa fa con questo televisore? Spenga! Sta infastidendo Roberta. Come sta Roberta, signora? Che dice il dottore? È di là che la sta visitando ancora. Scusi, perché non posso stare anch'io con Roberta? Posso vederla un minutino? No! Le ho già detto di no! Ah, dottore, per carità, non mi tenga in ansia. Mi dica la verità. Che cos'ha? È grave. Che cosa vuole che le dica? Io sono 30 anni che faccio il medico e non mi è mai capitato un caso simile. Sì, lo so, ma che malattia è? Non si può sapere. Non preoccuparsi. Oddio, dove va? Va a casa della madre. Dalla madre? Perché? Sì, lo ha chiesto lei, è meglio. Forse la febbre è di origine nervosa. Ma senta, ma venga, non la prenda così. Roberta, Roberta, non te ne andare. Mamma, non me la porti via, io non posso vivere senza Roberta, non posso. Sia zitto e se ne vada, mascalzone, non vede come me la ricorda. Andiamo. Ma dove va? Che ti importa, cattivo? Col cappello mio. Buonasera. Le rimanderemo il cappello e il cappotto. E così sono rimasto solo, senza rendermi conto di quello che stava succedendo. Roberta forse ha una malattia nervosa. Ha una fissazione, si è messa in testa di diventare un uomo. Me lo dica, professore, che cos'ha mia moglie? Che cos'ha? L'ha detto lei. L'ho detto io? L'ha detto lei. Dica. E dica, che devo dire? Si è messa in testa di diventare... Coraggio. Ma che è, un uomo? Sta per diventare un uomo. Adesso noi gli faremo un primo intervento di carattere esplorativo per vedere se sua moglie può essere trasformata in un bel giovanotto sano, robusto. No, 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 no. Signor Loverso. No. Natura e scienza hanno i loro diritti. No, no. Signor Loverso. No, Roberta. Ma che cosa fa? Signor Loverso. Roberta. 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 Ma che sta succedendo qui? Sta diventando uomo. Ma siete voi che state diventando pazze. Non faccia il bambino. Lei si deve rassegnare, sa? Roberta, alzati e vieni via con me. No, no. Vieni via. No, non verrò più a casa con te. Voglio diventare uomo. L'ho sempre desiderato. Voglio fare il mio dovere. Il tuo dovere è quello di venire a casa con me, di fare la moglie. Il mio dovere è di diventare un uomo e fare il soldato. Ma la sentite che sta dicendo? Anch'io voglio diventare un uomo. Tutte vogliamo diventare uomini. Tutti. Permesso? Oddio. Si toglie di mezzo, sono? Per favore, la stanno che portando fanno? In sala operatoria. Che fate? Dove la portate? Vada via, no, per favore. Roberta, no, dimmi che non è vero. Si levi di mezzo. Roberta, dimmi che sto sognando. Se ne vada. Roberta, lei ha rovinato tutta la sua vita. Signora Roberta, Roberta, digliela. Se ne vada, non vedi che piccia. Ma che cosa dire? Così felici, signora Roberta. Roberta, Robertina mia. Robertina, non lo fare. Se ne vada. Signora, no. Se ne vada. È mia moglie, sono suo marito. Ho diritto. Roberta, ci vediamo in sala operatoria. Io mi sento male. Oh, su, 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 non faccia così, su. Sorella? Sì? Mia moglie è un uomo. Ma no. È un uomo. Ma no. Oh, signore.
Che succede? Andiamo a vedere, vieni. Ma che è successo? Hanno preso un ladro. Hanno preso uno che voleva baciare un militare. Ammazza, che schifo. Soldato, era mia moglie, l'ho tanto amata. In cui successe il fatto, cioè a dire l'anno scorso, Monsignor Petrarca era l'amministratore dei beni della diocesi, vale a dire il nostro principale, prouomo, intelligente, moderno e sempre in gamba. La mattina presto, prima di entrare in ufficio, va sempre in chiesa, dove gli impiegati laici vanno ad ascoltare la messa, non che sia obbligatorio, ma poiché ci va Monsignore, c'è sempre qualcuno che ci va anche lui, per mettersi in vetrina. E allora anche gli altri, per non restare indietro, ci vanno anche loro. E così finisce che è proprio come se fosse obbligatorio. Il più solerte era il ragionier Pelagatta, giovanotto vicino ai 40, originario della Val Brembana. Solerte come impiegato e come cristiano. Il primo a arrivare e l'ultimo a andarsene. E il contrario del ragionier Manzi, che era un tipo mica tanto contento di rubare mezz'ora al sonno. Lui che la notte ci piaceva divertirsi perché era scapolo intraprendente. Signor capocontabile. Insomma, quel Pelagatta lì, l'era uno che non perdeva occasione per fare primo della classe, come quella sera del novembre dell'anno scorso. Povero Cesare, ti ho fatto far tardi anche stasera. È un piacere, monsignore. Grazie, caro. Grazie. È un piacere. Ehi, chi è? Ragioniere, ancora qui a quest'ora. C'è tanto di quel lavoro. È mica giusto che lei faccia così tardi. Su, su, figliolo, venga via. Cosa vuole, monsignore? A casa non mi aspetta nessuno. Vivo solo, in povertà mia lieta. Lei è un bravo giovane, sa. Fossero tutti come lei. Vede, il capocontabile è un maestro per tutti noi, ma alla sua età il lavoro si accumula. Il sussidio richiesto dal rapione Emanuele Orlando 2 anni fa, per esempio. Ah, ho firmato il mandato proprio questa mattina. Sì, sì, ma intanto è morto. Il capo usciere, tipo furbo e vigile, aveva preso nota che il ragionier Pelagatta stava nella manica di Monsignore. E siccome ci aveva un progettino che ci spumeggiava nella testa già da un po'... Via, non esageriamo, sul Cesare. Ma no, che non esagero. Si lascia servire da me che sono vecchio di qui. Monsignore, a lei la porta in palma di mano, sa? Sì, palma di mano in palma di mano. Ah, lei mi scuserà, vero, se mi rivolgo a lei per chiederci un piccolo favore. O mica per me, ben inteso, non mi permetterei. Ma per una vecchia zia che ha il diabete, poveretta. Vede, questa zia possiede un pezzetto di terra che confina col convento delle Serenelle. Ora, naturalmente, se non ci dispiace, dovrebbe mettere una buona parola con Monsignore per ottenere il permesso di far passare una stradetta di accesso. E se lei gentilmente si interesserà presso Monsignore, io le sarò molto grato e poi ci darò tutti i dettagli. Si è sporcato col nastro. Lei mi permette, vera? Ecco fatto. Thank you.
dice? Olga! Zia Bice! Sì, papà. Ah, c'è una novità. Il ragionier Pelagatta ha promesso di interporre una buona parola per noi e per questo io l'ho invitata a pranzo. Bravo, sono contenta. E quando si saprà qualche cosa? Non lo so. Forse abbiamoci da fare. Ah, zia Bice, per piacere, metti fuori la tovaglia ricamata, sai? Quella che abbiamo vinto alla rifa. Ah, Olghetta, mi raccomandi, fatti carina, Fatti molto carina perché dobbiamo conquistarcelo a tutti i costi. Oh, papà, ma allora invece dello spumante torinese potevi prendere dello champagne vero. Bisogna sapere che la signorina Bice era stata quasi 30 anni governante e poi infermiera di un monsignore che fu nunzio in Portogallo e poi anche cardinale. In punto di morte, l'illustre prelato volle far dono alla signorina Bice di un discreto lascito che la vecchietta aveva investito e fatto fruttare a dovere. La zia Bice, difatti, era molto calcolatrice e previdente e da ogni cosa sapeva tirar fuori il suo utile. C'è poco da dire per lo champagne, la Francia bisogna lasciarla stare. Ad maiora, alla vostra salute. Altrettanto. Dunque, per concludere, guardi, se lei potesse ottenere un permessino per far passare una stradetta piccola così, ma che arrivi fino a qui, il terreno della zia Bice potrebbe diventare area fabbricabile e acquisterebbe un suo piccolo valore. Ah, piccolo valore, Sì, piccolo. Facciamo maschio o femmina? Oh, che bello! Femmina. Femmina. Ah, no, lei deve dire maschio. Ah, maschio. Femmina. Brava. E adesso bacio alla reginetta della festa. Vieni qua, cocca della tua zia. Bene. Oh, e adesso a me. Ragioniere. Senza complimenti, ragioniere. E via. Olga, dai. E bisogna farlo. Forza, ragioniere. Sì. Ragioniere, ci piace il panorama che si vede da questa terrazza? Eh sì, proprio una bellissima vista, signorina. Tutta la città. Bellissima anche la casa. È di loro. È la mia. Sì, è della zia. Mio papà e io viviamo nell'appartamento di fronte. Ha mica visto sul pianerottolo l'interno 8? Questo è il 9. E anche l'interno numero 8 è della signorina sua zia. Tutto il palazzo. Ci faccio i miei complimenti, signorina Bice. Ben gentile, grazie. Caro ragioniere, lo vede da qui quel palazzetto laggiù, sotto la rotonda dei miracoli, Le mie oppure quello? Ah. E che non anche un altro? Venga a vedere dalla parte di qua, È proprio sotto la rocca, sa, in via Porta Dipinta numero 12. Tutto abitato. E poi in quel palazzo che viene subito dopo la porta Sant'Alessandro, sulla destra, là in alto, a presente. Lì ho 5 appartamenti. Complimenti ancora, signorina. E altri 7 in via Paleocapa numero 28. Anche quelli tutti affittati. Poi come abitazioni, basta. Beh, c'è il terreno adiacente al convento delle Serenelle. Sì, anzi la ringrazio del suo interessamento, caro ragioniere. E speriamo proprio, ma quello non è gran cosa. Beh, 30 milioni. Ma cosa dice sull'Ottavio? Magari, ragioniere. Ma no, mi sono informato bene. Quando ci passerà la strada varrà perlomeno dai 30 ai 40 milioni. Non so, non me ne intendo. Mi sembra troppo. E poi non farò certo in tempo a godermeli. Sun Vegia, sento che morirò presto, presto. Oh, dica bene, signorina Bice. E quando morirò, toccherà tutto a lei, alla mia Olghetta. Tutto, tutto, tutto. Anche i titoli e le obbligazioni al mio tesoro. Cara. Il ragionier Pelagatta si dette da fare. Qualche settimana dopo ottenne il permesso per la strada sul terreno delle Serenelle e anche la mano della signorina Olga. Fermi. Grazie. Auguri, caro.
ricca, giovane e bella. Sei capito, bella gatta? Quella gatta lì la pelerei anch'io. Luna di miele in piena regola. 2 giorni a Milano, 2 giorni a Venezia, 2 giorni a Firenze, 2 ore a Norcia per salutare un vecchio zio di Olga e anche 2 giorni a Roma. Se non che un'interurbana del suocero informò Ottavio della morte improvvisa del vecchio capocontabile. E Ottavio, speranzoso di occupare il posto vacante, disse a Olga: torniamo subito. E aggiunse: Olghetta, tu mi porti fortuna. La messa è già cominciata, ciao. Salutami, papà. Ancora valida. Porca Eva! Sai che ti trovo ingrassato. Beh... E la sposina, come va, eh? Bene, bene. Però le voglio dire che il decesso del compianto ragionier Colombo non è stato il solo dolore sofferto in questi giorni, monsignore. Appena arrivato, apprendo che durante la mia assenza il posto dell'estinto è stato assegnato al mio caro collega Giovannino Manzi. Che mi scusi, ma non reputo il più meritevole dopo tutto. Prego, prego, prego. Come ti permetti tu, bella gatta, di giudicare e non giudicare? Absit ignuria verbis. E poi, anche meritando tu più di un altro quel posto, non si può mica avere tutto dalla vita. Tu hai già avuto la tua fortuna, sei ricco. Ricco io? Ah, è per questo che... Intanto non sono mica io il ricco, ma è mia moglie. E poi neanche lei. Se mai lo sarà, campacavallo. Il buon cristiano non deve guardare soltanto all'oggi, mio caro, ma anche al domani. Invece il domani e i giorni che seguirono furono mica tanto belli. Ottavio si era fatto nervoso per la carriera bloccata e diceva che una moglie sulle spalle, a parte l'amore, senza un adeguato aumento di stipendio le era un bel peso. E il signor Cesare gli rispondeva che era mica carino da parte sua, specialmente perché la zia Bice era stata così gentile da ritirarsi ad abitare con lui, col Cesare. E Ottavio e Olga così potevano godere di un appartamentino tutto per loro, a gratis. Tutto per noi, l'appartamentino tutto per noi, e già, come sei no? Sei pregato di non alzare la voce. Con la tua carasia che va avanti in 3? E una volta perché deve prendere il busto dall'armadio, un'altra per cambiare il candeletto davanti a sua eminenza buonanima. Mezz'ora fa è venuta per... Che cosa è venuta a fare? Non gridare, a mettere la roba di lana in naftalina. D'inverno, eh? È una donna prudente, lo sai. Io mi metto il pigiama pulito, va. E me la dormo fino a questa sera. Olga! Olga! Perché non vieni a letto anche te, dai? Oggi è domenica, lascia tutto così, no? Ma poi perché tua zia vuol sempre sapere se arriva un bambino? Cosa gliene importa? Sono proprio tempi da aumentare la famiglia, questi qua. Porca miseria. Rieccola. Mi sono ricordata che ho dimenticato la volpe nella cassa panca. Oh, zia! Ma cos'è? Paline di naftalina? Sta attenta. Com'è che sono per terra? Io ce le metto e voi le gettate via. Avete spostato la console? Sì, perché sta meglio. Vi piaceva mica come l'avevo messa io, eh? Già che son qui, faccio una cosa. Tiri via il tupun de tela, così lo faccio lavare e domani ci metto quello di lana, eh? Oh, cos'è che avete mangiato di buono oggi, eh? Accidenti. Oh, al tuo papà, ci ho fatto lo stoccafisso con la pulenta. Ma non mi avete ancora detto che cosa avete mangiato fegato voi? Fegato fritto. Signor, di vigilia. Vigilia di cosa, se è domenica? Ma domani è il dì dei santi, benedetta te. Perciò oggi la vigilia stretta, eh? Caro il mio Ottavio. Cara la mesia. Eh? Eh? Allora? Allora cosa? Disimi, questo nipotino... Non ce lo volete proprio dare alla zia Bice questo nipotino prima che chiuda gli occhi? Dai, zia. Cara zia, vogliamo essere sinceri, va bene. Io contavo su una promozione e su un aumento di stipendio. Si sono forse verificati? No. E perché no? Perché monsignore crede che sia ricco. Ottavio! Ottavio, un cacchio! Il figlio verrà quando vorremo. Avremo almeno questa libertà. E chi l'ha voluta capire adesso l'ha capita. Ma bravo, hai detto proprio una bella roba. Con chi è che ce l'ha? Con chi è che ce l'ha? Con nessuno, oggi è un po' nervosetto. Ma cosa ho detto? Qualcosa di male? Boh. E mi fa sconfuso. Sta attenta, zia. E dai tu stivalette naftalina. Ci fa una storia. Si vede proprio che tuo nonno era calabrese. Cosa c'entra di mettersi a fare queste sparate alla zia?
Ti avverto che sia l'ultima volta. Va bene, come vuoi te, tesoro. Senz'altro. Nudo? Sì, come mi ha fatto la mia mamma. Ancora? Sì. Ma cosa sei, un orangutan? Yes. No, non aprire. Ughetta, ti ho portato un cincinin de sto capisce un po' di pulenta per stasera. Ottavio, in chiesa già, senza ritmo le buona. Te sento, Ottavio, che mi è venuto un dubbio molto brutto. Te e Olga non starete mica facendo per caso delle pratiche di limitazione, vero? Ma quale limitazione, zia? Limitazione contraria alla devozione. Guai, veh! Ma no, non si preoccupi, seguiamo il metodo di Eugino Knaus. Chi è questo Gino? Gino cosa? Eugino Knaus è una regola accettata dalle autorità ecclesiastiche. Comunque discutere di queste cose alla finestra a me non mi piace mica. Qualunque regola limitativa è sempre peccato, contrario e mortale. Qui non si tollerano pratiche bolscevite. Ma non gridi così. È colpa sua se non mi hanno dato un adeguato aumento di stipendio. Qui, cara lei, non ci sono le condizioni per aumentare le spese domestiche, ragion per cui niente figli. È peggio di una bestemmia. E se vuoi te lo faccio spiegare sul muso da Don Tiraboschi. Ma guarda un po' che belle cose che te dice, Cesare! Ma chi è questo Mustafa che ci siamo tirati in casa nostra? Tolga questo cribbio di canna, porco mondo! Ne discutiamo dopo. Se vuole ne parliamo con Don Tiraboschi e anche con frate Giovanni. È contenta? Tolga questa canna, orpo! E infatti, sul delicato problema della liceità del metodo cosiddetto di Eugino e Knaus, fu richiesto l'illuminato parere dei due suddetti sacerdoti. Sfortunatamente, i due bravi padri, specchio dei tempi, avevano sull'argomento opinioni del tutto contrastanti. Poi, un brutto giorno del mese di novembre, alla zia Bice successe quello che qualche volta, all'inizio dell'inverno, succede agli ottuagenari. Pronto? Cosa? Ma certo! Certo, sì, sì, vengo subito. Ma cosa ha detto Olga, che sta molto male? Sì, dice che si teme il peggio. Dio non volesse. Non volesse. Io sono sconvolto. A chi lo dice? Olga! Olghetta cara, allora... Olga, come sta? Come sta? Come sta? Si teme il peggio? C'è il dottore. Dottor Scavolini. Dottor Scavolini, cosa ci dice? Ormai c'è ben poco da dire. Coraggio. Sursum corda. Oh, Zietta. Tela lì. Eccola, spera, spera. Un momento. Ehi, attento, fermi. Ma non quella lì, la mia volta. Fermi. Ma guarda quello che mi va a succedere. Ma caccia schifo, vorrei piangere, siete dei deficienti. Papà, ma non andate in malore, tutte e due andate. Papà! Signor Cesare, cosa c'entra far così? Venga qui, ragioniamo, sembra un ragazzino. Ma sarà mica amato rovesciare le seggiole, sbattere la porta. Attacci, pezzo di cretino, è colpa tua. Questo è il risultato di tutti gli sgarbi e dei dispetti che ci hai fatti alla zia quando era in vita. Olga, controllatene, te lo dico io, ci ha fatto un ricatto post mortem. Far inserire nel testamento che il lascito sarà tuo solamente quando ci sarà nato un bambino è un tipico ricatto post mortem, c'è poco da fare, eh. Ma vattene. Olga, non drammatizziamo. Dopo tanti anni di sacrificio. Ma possiamo sempre rimediare. Abbandoniamo il metodo Gino e facciamo subito un bel figlio. Ecco, ma dov'è il dramma? Scusa, avremo l'eredità con qualche mese di ritardo, poco male, no? Non è mica il caso di avvilirsi. Ma dai, non fare così. Ma guarda che roba! Razza di incoscienti, assassini! Ecco cosa avete saputo fare. Uè, Giovino, diamoci sotto allora, eh? Succede stasera. Non capisco proprio. Leggiamo, va. Io sono meravigliato. Forse... Forse...
Forse è la tensione di questi giorni che ho passato. Speriamo. No, come speriamo? Sicuramente è la tensione di questi giorni luttuosi. E anche avere il ritratto di tua zia sempre lì davanti agli occhi. Guardala lì, mi fa un effetto. Domani lo levo. Intanto il signor Cesare, curandosi che appena Olga avesse avuto il suo bravo gonfiotto davanti, l'avrebbe subito portata dal notaio per farci toccare con mano l'adempimento delle volontà testamentarie della defunta, e sapendo che lei si arricchi subito, o esserlo fra qualche mese, l'è proprio la stessa cosa, perché tutti fanno il credito che vuoi, aveva cominciato a piantare debiti e anche a piantare crane. Ehi, va bene! Invece il ragioniero Ottavio, in quegli stessi giorni, pareva molto meno sicuro del Cesare. Anzi, era sinceramente allarmato. Come te non c'è nessuno, tu sei l'unico al mondo. Nei tuoi occhi profondi io vedo tanta tristezza. Come te non c'è nessuno, così timido e solo. Se hai paura del mondo, rimani accanto a me. Amore, dimmi, cosa mai posso fare per te? È pronto? Non ho appetito. Vivolo po 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 col po 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 col po 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 po. Ah, eccomi! Scusate se ho fatto tardi, eh! Oh, che bel calduccio che c'è! Non indovinate perché ho tardato, eh? Perché sono passato dall'impresa Somaruga e Codeghetto. E ho preso gli opuscoli del quartiere Giardino che stanno costruendo di là dalla barriera. Buttaci un occhio anche te, Ottavio. Per me la cosa migliore è non far debiti, è pagare in contanti. Cosa ve ne sembra? Bene, io ci ho pensato, sapete. E così evitiamo anche gli interessi. Vendiamo gli appartamenti di via Paleocapa. E con ricavato compriamo una palazzina nuova, moderna. Un bel quartierino me lo prendo io. E un altro ve lo prendete voi. Porta a porta, eh. Naturalmente il vostro dovrà essere un poco più grandetto del mio. Anche perché dobbiamo pensare che dopo il primo marmocchio ne possono venire degli altri. Dico bene? Aiuto, ma cosa c'è dentro a questo involtino qui? Eh? Del pepe. Li avevo preparati per Ottavio. Ma perché? Ottavio mangia tutto quel pepe. Come mai tanto pepe? Ma cos'è successo? Posso saperlo? Olga! Olga! Ehi, ma che cribbio ci avete voi due? Olga, perché non parli? Avete litigato per qualche cosa. Cos'è lei che c'ha l'Ottavio? Ottavio sta male. Sta male? Come sta male? E ci metti tutto quel pepe nel mangiare. Olga, avanti, tira fiora. Cosa lei che c'ha? Non lo so, papà. Forse avrà un po' di esaurimento, chi lo sa. Ti prego, papà. Papà! Papà! No! Lascia che ci parlo io, da uomo a uomo. Non metterlo in imbarazzo. Ci vuole molto tatto. Allora è così, eh? Ah, ho capito prego, adesso. Papà, certo, molto certo. Tatto. Molto tatto. Signor Cesare, venga, venga, entri. Lo sa che cosa c'ho io? Non lo sa? C'è il complesso. Il complesso di Angelotto. Ce lo dica lei, professore. Ma sì, ma sì. Lei è il suocero, vero? Sì, professore. Oh, non si preoccupi.
Suo genero come marito è perfettamente valido. Alt! Vuol ripetere, per favore? Oh, sì, ha capito benissimo. Soltanto che ha avuto un piccolo shock psichico. Fu quando la responsabilità dell'avvenire, del benessere della famiglia è stata posta completamente sulle sue spalle. E di qui gli è nato il complesso che viene definito di Angelotto, chiaro? Angelotto Filelfo di Pistoia, bellissimo cavaliere antico di cui parla anche il Bandello. Questo Angelotto, accusato di cospirazione, fu fatto prigioniero dagli sbirri della duchessa di Pistoia e condannato a morte. La duchessa lo vide, se ne invaghì e gli promise salva la vita se avesse passato una notte d'amore con lei. Ma successe che Angelotto, benché grande amatore, preoccupato di salvare la pelle, fallì in pieno e la duchessa lo buttò fuori dall'alcova e lo fece decapitare con un'ora d'anticipo sull'orario fissato. È chiaro? Ah, sì, sì, per lei è chiaro, non so, forse è chiaro, ma Sagrario, non è mica questo il punto. Bisogna fare un qualcosa, professore, vedo un po' lei. In certi casi ci saranno pure delle medicine, no? Alta! Sentire il professore. Non occorrono medicine. No, non occorrono assolutamente. Il nostro giovanotto deve distrarsi, deve liberarsi il cervello dalla preoccupazione dell'eredità. Ma, dottore, lei non crede che... Lei non deve più angosciarlo con accenni alla necessità di avere un figlio al più presto possibile. E lei non deve crearsi la preoccupazione di dimostrare la propria virilità. Ecco. Che d'altra parte non è in discussione. Lasciamo fare al tempo. Tornerà primavera. Aria buona, tranquillità, riposo. Questa è la cura che io consiglio, per un mese o due, è chiaro? Chiaro? Sì, sì, sì. Ottavio chiese in ufficio 2 mesi per ragioni di salute e partì con la moglie per la montagna. Erano felici e contenti, anche se ancora vivevano come fratello e sorella, e non parlavano mai dell'eredità, nemmeno indirettamente, in attesa del naturale ritorno della primavera. Quando ecco che una domenica mattina... Papà! Ottavio, c'è il papà! No! Mi ricorda il passato, mi ritorna in complesso, annulliamo un mese di cure! Su, non esagerare! Non lo voglio vedere! Ciao, papà! Olga! Olghetta! Signore, non scende! No, io faccio un altro giro. Come credi? Uè, cosa fa? Ottavio! E scendi! Ma sei matto! Dai, scendi giù! Ottavio! Ma cos'altro gli prende adesso? Papà, ci vuol pazienza, non bisogna parlargli di quella roba lì, altrimenti roviniamo tutto. Ma perché? Ancora non... Sacra rotta! Ma cosa dite? Cosa bestemmiate? Sì, sì, capisco il suo stupore, ma io penso che un appiglio ci sarebbe. Bisogna crescere e moltiplicare, dice il Vangelo. E se un genero non ottempera a questo postulato, dico bene, monsignore, dovrebbe essere stangato. Io credo che la Sacra Rotta le preveda espressamente queste cose, o no? No. No? Io a te e a tuo genero vi spedisco la subdiocesi di Palazzolo sull'Oglio. Gente come voi non mi piace averla vicina. Vergognatevi. Ma, monsignore... Papà, ti prego, lascia che ci parli io al monsignore. Sì. Permetti, monsignore, ci parlo con le lacrime agli occhi. Veda, io ci voglio bene a quell'uomo. Ma avrò ben diritto di diventare madre anch'io. E poi, scusi, c'è una fortuna, un lascito che andrebbe perso, soldi buttati dalla finestra, che finiranno alla chiesa. Le pare giusto? Era meglio se non ti permettevo, sai. Lei è un po' sconvolta, monsignore, e ci scusi tanto. Arrivederla. Ma cosa gli vai a dire? Erano giorni duri. In ufficio il sul Cesare si dava un gran da fare per evitare il trasferimento a Palazzolo sull'Oglio. In casa c'era un nervosismo che come niente scoppiava una lite. E Ottavio, che si era perduto tutto il suo peso conquistato, ci toccava fare la spesa e altri lavoretti donneschi. Finché un bel giorno... Olga! Olga! Ah, niente più pericolo di trasferimento, sai. Si ha messo la sua buona parola il ragionier Manzi, che è proprio un gran signore. Un signore davvero, eh. Anche la botta alla macchina, sai. Tutto, tutto dimenticato. Su, su, svetti. Oggi l'ho invitato a pranzo qui da noi. Ottavio, apparecchi alla tavola, subito, andem. Porta i piatti, avanti, dai, dai. Thank you.
strano, per essere francese ha un suo certo boccatello. Forse dipende dall'annata. Sicura, sicura, le annate sono annate proprio per tutti, buone o cattive. Sì. Guardi un'altra, per esempio. La morte della povera zia Bice Buonanima, i malintesi in ufficio, e come se non bastasse, lui che si ammala ci fa stare tutti in pensiero, Adesso, Gacara, prendi questo. Conosce l'usanza, lei? Sì. Femmina. Maschio. Femmina. Sei te la reginetta della festa. Non serviva mica l'ossicino per stabilirlo. Ben gentile. Bravo, viva! Viva la reginetta della festa! Per farla breve, cominciarono a vedersi quasi tutte le sere e i giorni festivi. Televisione, gioco del Shanghai, qualche volta pranzo fuori o ai divertimenti. Quando i giornali annunciarono l'eclissi della luna, decisero di mangiare tutti un boccone a casa e poi di andare sul terrazzo a vedere il fenomeno. Ma al momento di muoversi... Viva la pa col pomodoro! Oh, eccoci pronti, voi siete pronti? Qui nel thermos c'è caffè e mi strabolle. Bene. Ah, senti papà, con questa tramontana qui sono gelata fin dentro. Andate voi maschi. Va bene, allora se permettete noi finiamo la partita, poi magari faccio un salto su anch'io, eh? Benone, sì. Andiamo, Tavio. Intanto i giorni passavano e una domenica la famiglia andò a pranzare fuori città. Ah, no, no, caro Manzi, mi dispiace contraddirci, ma finché si parla della carpa va là che vai bene. Ma il Lucio no, eh. Ah, il Lucio, lei è una gran turlupinata. Beh, dipende da come è fatto però, eh. Ah, comunque fatto sa di niente, di carta asciugante, sa proprio di carta asciugante. Olga. Sai che? Ottavio, tutto bene. Andiamo a casa. Secondo me è stata la carpa a farci male. Ma cosa dice? Le minga vera, forse non era tanto fresca. Piano. Piano, eh? Ecco fatto. Giri di là, vada lei al volante. Sì, sì. Un momento. Stai bene così, cara. Subito al dottore o a casa? A casa, a casa. Il dottore lo chiamiamo di lì. Oh, Cesare! Ehi! Ehi, signore! Il conto lo paga lei. Quant'è? Venga, grazie.
sicuro di averlo visto bene? L'ho visto, sì, l'ho visto. Magari un momento solo, ma l'ho visto bene. Quel gran figlio da Nanni. Sì, ho capito. Vedi chi c'è? Mio cognato. È stato lui? No. Ritrovata la Giulia rubata in località Le Frattocchie, fortemente danneggiata. Cofano sfondato, asse e albero motore spessati. Proprietario, tale commendatore Piccirilli Gaetano. Chi è? Piccirilli Gaetano, collasso cardiaco. Poveretto. Eccolo! Ah, Rossi Ettore, detto Tantumergo. Rapina a mano armata, tentato omicidio, appropriazione indebita, recitazione, furto con scasso, lesioni gravi. Sei sicuro che è stato lui? Sicurissimo, sto disgraziato. Oddio, la gente che c'è sta in giro. Oddio, li vedi. Ma che ti sei messa a mangiare da solo? La creatura che mangia da solo. Porello. Dice, è lontano arrivare a Piazza Vittorio. Certo, ma però ne vale la pena. Sai quanto, sti carciofi? Che ne vuoi un arpinzimonio? Olio, sale e pepe. Che tuo capo? Tuo capo? Zoccola. Perché fai così? Scusa se te lo dico, sa. Ma hai fatto male all'occhio, che è nero. Zoccola. Dai, ma che ho fatto? Perché sono ritornata a casa a st'ora? Ma che non ce lo sai la gente che c'è sulle tramvie all'ora di punta? E sì che c'hai pure lavorato sui tramvie all'ora di punta. Bella attestata che t'hanno dato, Non sei mica caruccia di così, sa. Guarda, non mi fa di parolacce. Mica per le botte. Le fammi una finché te pare. Non è questo che mi dà dolore, anzi. È per sta gelosia tua che non è per niente giustificata. E apposta vorrei non sta a casa. Mannaggia a me quando l'ho detto. Ma è per non fatte beccata le guardie, per non fatte. Aio l'occhio. Porella lei, se preoccupa se mi beccano o non mi beccano. Ma dimmi la verità vera. L'ultima volta che me ne so ito. Guardami in faccia! È vero o non è vero che hai fatto entrare uno dentro casa? Ma era il postino! Gli ho offerto un bicchiere di spuma perché... Aio! Mi ha portato una lettera di mamma che diceva che sono stati sfrattati. Fa sempre piacere ricevere notizie da casa, no? Ma mannaggia! Che c'è? Che è successo? Niente, stavamo a ragionare. Mi pareva una mina. Sì, te saluto. E te saluto. Sei contento? Bel concetto che se faranno i vicini. I garubba! Arrivano i garubba! I garubba arrivano! I garubba! Scappa, Ettore! Aspetta! La maglietta di ricambio. E non mi fa stan pensiero. Attenta a te, ti dico una parola sola, attenta a te! Sono venuti per tanto mergo. Ah. Dov'è tanto mergo? Non si chiama tanto mergo, si chiama Rossi Ettore. E dov'è? È fuori Roma. Come fuori Roma? Dobbiamo controllare, fateci entrare. Eccolo là, eccolo là! Ferma! Oh, mamma mia! Ferma! Ferma, non farlo! Ferma!
così, dopo la pantera fracassata, anche le gomme bucate della campagnola. E ve lo siete lasciato scappare? Signor maresciallo, sembravano cani arrabbiati. Mai arrabbiati quanto me! E adesso dove lo vado a pescare io? Dove lo vado a pescare? Chissà dove si sarà inguatato. Quel tantumergo. Io ce l'ho qui. Sono 3 anni. A Gigi! Ciao! I Garuba mi cercano! Ah! Credevo di averla fatta franca! Qui è sicuro, no? E che è la prima volta? Vieni, vieni! Senti che aria buona qui! Respira! E respira! E non voglio respirare, Gigi! C'ho certe bugere! Avanti! Cosa c'è, brigadiere? È per quel contrabbando. Individuati i responsabili, ma c'è un fatto nuovo. I pacchetti di sigarette sono pieni di segatura. Per cui, contrabbando o truffa aggravata, eh? Ah, io ho ben altro per la testa, brigadiere Antuono. Dopo. Andate. Signor sì. Brigadiere Antuono. Comandi, maresciallo. Mi occorre un uomo che ci sappia fare con le donne. Nella tua sezione ce l'hai? Beh, c'era. Ha puntato Codegato Umberto. Ma è in punizione per il noto fatto. Subito alla sezione speciale. Ti vuole il maresciallo Dalbiati. Ma vorrei che lo spiacevole equivoco che mi ha condotto alla punizione, che mi permetto di dire immeritata, fosse chiarito. La domestica... Lascia perdere. La domestica Rubino Graziella, scusi se insisto, sa, mi fece dono della catenina d'oro spontaneamente, come del resto essa stessa ebbe a dichiarare a verbale. Ma lei non sapeva che tu appartenevi all'arma e che eri in servizio d'indagine sotto abito simulato. Il tuo dovere era quello di restituirla. E io l'ho restituita. Bene, allora se tu vuoi rientrare alla sezione speciale, questa è l'occasione. Agli ordini. Codegato, ogni uomo ha il suo punto debole. E io quello di Tantumergo credo di conoscerlo. Tantumergo? Ma è un soprannome che gli hanno appiccicato quando aveva 19 anni per il suo primo reato, un furto sacrilego. Il suo punto debole è la moglie. E questo è il tuo compito. Tu devi far vedere a tutti, platea e logione, che le stai appresso e che lei ci sta. Io sono sicuro che Tantumergo, appena lo viene a sapere, schizza fuori. Una volta per una cosa del genere ha accoltellato un tizio. Chiaro? Se ci sai fare, quello ritorna. Sempre che sia tiro, come io credo. Adesso lasciati guardare. Quei baffetti io li leverei, no? Sì. Se il signor maresciallo mi consente, io i baffetti non li rimuoverei. Guardi che quando nel 1959 il signor maggiore Paternò mi ordinò di tagliarli, beh, devo dire che sul campo femminile ho avuto un certo ribasso. Oh, beh, allora tieni i baffi. Beh, pensiamo piuttosto al travestimento. Sempre se il signor maresciallo mi consente, io ne farei un tipo distinto. Un ragioniere celibe con la riga in parte, magari. No, guarda, in quella zona non si fidano delle persone distinte. Allora niente riga in parte? E niente ragioniere. Peccato. Peccato proprio. La casa è questa. Ma che siete venuti a fare? Siamo del comune, rifacimento fondo stradale. Il fondo è buono, è sopra che va male. Ma che fate? La metropolitana? Dammi il picco.
Questa è la pala. Ah, mi scusi. Ma che verrà a vedere lei? Sì, perché? Ehi, buon uomo, di qui bisogna andare via. Ce l'avete l'ingiunzione? Quale ingiunzione? Se no io da qua non mi muovo. Beh? Ce l'abbiamo l'ingiunzione? Io ce le ossa voce, il sole mi fa bene, da qua non mi muovo, cacchio. E me? Cominciamo qua, va? In azione, presto, vai! Eh? All'azione, presto, vai! Ah, signor sì. Ma non ti metter su a te. Mi scusi? Dammi del tu. Ehi, tu che sei dalla bassa, guarda e impara come si fa con le donne. Scusi per il disturbo, signora. Io sono uno degli addetti ai lavori in corso. Sarebbe troppo incomodo un po' d'acqua per l'impasto? Però quando si dice vero, la combinazione. Non ti sposaste, tu con le donne ci sai fare. Perché prima dei 30 anni non ci danno il permesso. E dopo i 30 anni uno ragiona. Ma che vi mangiano tutte la stessa roba? Cannolicchi. Come in caserma. Coincidenza. Circolare, circolare. E se uno non vorrebbe circolare, che gli faressimo lì? Ostroga, Feltre batte Conegliano 2-0. Quest'anno per i brucerchiati si mette male. Mi sa che qui qualcuno può diventare brucerchiato pure lui. Emori? Non do mica bene la mano qui sopra, sai, non va mica. Emori? No. Le mani addosso non mi piacciono, scusa. Dico a te. Gli ho detto che le mani addosso non mi piacciono, andiamo. Questa manina non la voglio qui sopra. Sono io, si odia! Codegato. Cerca di controllarti e dimentico lo judo, intesi? La sai troppo lunga, tu non la sai giusta, ma ora basta. Codegato, presto, muoversi! La sai troppo lunga, tu non la sai giusta. Ma lo sa che lei c'ha una gran bella voce, signore? Bella proprio. Ossia. Peccato che non può coltivarla come il suo giardinetto, è vero? Begonie, se non sbaglio. Amante dei fiori, gentilezza d'animo. Duro, più soddisfazione rosegarlo. Attento che si frega la perforatrice! Rincorrilo! Ehi, hey, tu, dove vai? Ferma! 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 Ferma!
Tiè, guarda, che zoccole ste donne. E non te sta a mangiare il grasso del cuore, tanto me. Attilia è una santa. E se era una santa sposava a me. Forza, ragazzi, siamo le squadre. Che va a fare la guardia? Io no! Che va a fare il ladro? Maresciallo, un diavolo per capirlo. Se anche oggi andiamo a vuoto, ricordati che tu te ne torni alla compagnia servizi. Sei pronto? Signor, sì. Allora operiamo. Oddio! Oddio! Che c'è, collegato? Oddio! Che c'è, non ti senti bene? Che è successo? Che è successo? Questo è un colpo di solo, bello e buono. Portiamolo al fresco, dai! In quella casa, presto! No, no, portatelo a casa mia! Non incazzate, indietro! Non incazzate! Indietro! Presto, presto! E perché a casa mia? No, che c'è la rogna? Oddio, oddio, proprio qui, o dove lo porta? Signora, scusi tanto, sta male. Ah, ecco, mettiamolo qua sul letto. Che è successo? Signora, un poco d'acqua fresca per piacere. Ti facciamo una pezzetta in testa. I colpi di sole sono pericolosissimi. State attenti, che la coperta è nuova. Mettete questo giornale sotto i piedi. Ma non lo potevate portare all'ospedale? Ma proprio qui lo dovevate portare? Restaci più che puoi, se vuoi tornare alla sezione. E compatibilmente, cerca di non comportarti con sconvenienza. E dallo. Andiamo. Dicevo, non sarebbe meglio portarla all'ospedale? Signora, io vado a chiamare un medico. Il collega va in farmacia. Presto, è questione di vita o di morte. Oh, ma che mo' lasciate qua? Dica! Non vedi questo? Sveglia! Oddio, è morto. Ah, io non voglio un picci, mo me ne vado pure io, mo. Quando sta a borsetta? Ah. Dove sono? Sei disturbato. Una botta di sole. L'amici sui sono idi a chiamare la sanità. Ah, ma adesso come sto? E che ne so, mo chiede a me. Meglio. Si sta meglio, per piacere, se potrebbe alzà. Sa che ancora non so se mi trovo nella realtà oppure se sto insognando. Sì, mamma, vorrebbe essere tanto carino d'alzarsi e andarsene. Bella, bella casa, complimenti. Si vede che c'è il tocco di una mano femminile. Beh... Vadi, vadi per piacere. Mi scaccia? Non è mica gentile da parte sua, sa? Ma mica gentile da parte sua, insiste per sta qua. E mo che fa, ride? Non ho niente, sarcasmo. Ritenevo che la mia presenza non le fosse del tutto sgradita, è vero? Mi ingannavo, illuso che non sono altro. Come puoi rimarcare, me ne vado. E invece no, non devi andare via. Vigliacco che non sei altro. Se i tuoi sentimenti sono sinceri, diccelo, diccelo, ostrega. Ma con chi sta a parlare? No, niente, parlavo con me stesso, come uno stupido. Sì, è buono. Vado a parlare fuori. Com'è bella, signora Tilia. Fiorente. Ma chi gli ha detto che mi chiama Attilia? Sì, è buono, vado da fuori. Una donna bella come lei non può chiamarsi che Attilia. Oddio, vengo meno. Un'altra volta, porco can. Guardi, come io devo dire, non è per qualche cosa, ma è che mio marito è di una gelosia terribile. Alza la mano. Alza sì la mano. No, guardi, per me la donna neanche con il gambo d'un fiore. Uomo geloso, uomo amoroso. Signora Attilia, posso farci una domandina che le sembrerà un tantino ardita? No. Lei ci crede all'amore a prima vista? No, guardi, non mi deve rispondere subito. Ci deve riflettere prima di darmi una gioia oppure lasciarmi del dolore. Non ho fretta. Ma ce l'ho io. E se non se ne va, chiamo i carabinieri. Ah, questa sì che è buona. E mo me ne vado io. Così stanno a vedere. Oddio. Chi è? Don Cleope. Mi rimetto a letto. Ma che è matto? Ciao a te, ti ho riportato la farina che mi hai imprestato l'altro giorno e con tanti ringrazi...
Graziamenti. È uno di quei muratori che lavorava qua di fora. Si è sturbato, poverello, un colpo di sole. Ma sta meglio, mo se ne va. Certo. Ti saluto. Ciao, Cleofe. Mo che si sente meglio se ne può pure andare, Oddio. Cleofe! Cleofu! Ma che è scemo! Mo chissà quella che si crede! Ma che devo rovinarmi, mo! Ho ritenuto di nascondermi per non comprometterla. Se ho sbagliato, chiedo scusa e me ne vado. Mo se ne va così. Aspetti un momento che gli do una pulita. No, non si disturbi. Lasci! Faccio io, non si disturbi. Mi dispiace, sa. Attilia, com'è bella quando è così pensosa. Lei permette, vero, che la chiami Attilia? Oh. Attilia, io ci devo confessare una cosa orribile. Ma che peccati ho commesso? Ma se ne vadi, glielo chiedo per pietà. Non è mica vero del colpo di sole. È stato un stratagemma per venire qui in casa di lei. Del resto, al cuore non si comanda. Io capisco il suo disdoro, perché una donna bella come lei, mettersi subito con uno stradino, no, non è da tutti, ecco. Ma sappia che io non sono nato stradino. Io ho studiato. Allora non è vero del colpo di sole? Io a quest'ora sarei già ragioniere, in quanto ho studiato ragioneria a Padova. Lei è ragioniere? Le alterne frasi della vita, cara mia. Orfanello, fin da giovane età, dovetti interrompere lo studiare. A Pordenone la vita è dura. Non è mica uguale per tutti, sa. Come si dice, agli onesti non c'è fortuna nel mondo. E allora uno si adatta a quello che è e tirare avanti come bestie. E godersi la vita, invece, te lo puoi scordare, caro Umberto. Io mi chiamo Umberto, che non è neanche un bel nome. Scrivo anche poesie nei ritagli. Ma cosa fa, signora Attilia? Piange? Quanto è brutta la vita! Prego? Dicevo, quanto è brutta la vita! Dice questo per me? No, lo dico per me e anche per mio marito. Può soffiarsi il naso. Far piangersi begli occhi è un gran peccato. È stato sfortunato pure lui. Una capoccia disgraziata. Può vedere una cosa? Conforme. E la vacca, che roba. Un'assediata. E chissà quante altre me ne beccherò quando che ritorna. E gli dicono che lei è stato qui. E magari il ferro da stiro sulla fronte. Chi se ne frega. Magari mi mandasse all'altro mondo. Ma che vita questa? Ma dai, non faccia così. Non si lasci trasportare dallo sconforto, Ma lei è sicura che la signora Cleofe andrà a riferire tutto a suo marito? Dovrebbe sapere dove sta mio marito. Perché dove sta? Ma per gentilezza, adesso levi il disturbo, È già mezz'ora che sta qua. Mezz'ora? Mica male. Lei è molto gentile a provare un sentimento per me. Io la ringrazio tanto. Ma vede, io sono sposata e non è possibile. Se lei è ragioniere, lo deve da capire. Addio, signor Umberto. La vita è tutto un sacrificio. Che la provvidenza gli dia tanta fortuna. Altrettanto a lei. Ma che fa? Piacere di aver fatto la sua conoscenza, Rossi Attilia. Piacere mio, Codegato Umberto. E il fazzoletto? No, lo può tenere. Grazie.
testa, è bene? Ti sei rimesso adesso, eh? Che fai? Sorridi soddisfatto. Il piano è riuscito, tutti hanno capito, eh? Tutti hanno capito. Beh, andiamo al bar a prendere un aperitivo. È il nostro Cosa Nuova. È bravo. Andiamo. Brigadiere, mi scusi. Posso fare una domanda? Sì. Un carabiniere può avere un caso di così? In servizio? Sì. Mi dispiace, ma credo proprio di no. Qui ci vuole un bel bob. Un bel bob all'uovo. Proprio vero. Meglio del bob, non c'è che il bob. Niente. Tomergo non si fa vivo. Forse non gli hanno fatto la spia. Forse è scappato fuori Roma. Che facciamo? Aspettiamo l'alba. Tra un'ora avvertiamo il maresciallo. Sì? Passamelo, svelto. Avanti! Pronto? Autopattuglia numero 4? Bene. Tu hai male. L'appostamento è terminato. Rientrate. Niente. Tantumergo è sparito. O non c'è cascato, oppure... Marescià, io opino che costui è espatriato. Tunisia o Corsica? Eh già. Beh, andate a riprendere il materiale. Sempre se c'è rimasto qualcosa. Signor sì. Andiamo, ragazzi. Maresciallo, io ce l'ho messa tutta. Sì, sì. Va bene. Va bene, Codagato, vai. Vai. Agli ordini. Vai, vai. Codagato. Signor sì. Ce l'hai messa tutta. E... com'è andata? Maresciallo, siamo o non siamo? Sì. No? Sì o no? Gli ordini erano lavorare per il logione e per la platea. Io mi sono attenuto. E me lo dice adesso? Che sono cose delicate, io non ci ho dormito tutta la notte. Tanto me. E mi fa la soffiata come quel boia se n'è andato. E che voleva fare, un massacro? Un ragione. Tutti e due li potevo beccare, tutti e due. E mo solo Attilia da pagare. Tanto me non fare sproposito, che ti danno 100 anni! Tanto mergo, non te ne vanno così! Perché? La giacca è mia! La metta è mia! Se lo vina per tutta la vita, ma pure tu non te potevi sta zitto! E questo è il patto, quando sto dentro io, è lui che fa la guardia a mia moglie! Ma benedetto ragazzo, ma che io pensi da fare tu? Che stupendo è Ma allora lei è proprio cattivo, eh? Ma perché è tornato? Mi sono permesso di portarci questo modesto presente. E poi ci devo anche una spiegazione. Che è? La sai troppo lunga. Rita Pavone. Ma guardi che io chiamo gente, sa? Lei mi ha già compromessa abbastanza. È appunto per questo che sono ritornato. Attilia, io ci avevo detto che non ero uno stradino, bensì un ragioniere. E beh? Ebbene, io ci ho detto una bugia. Io facevo mostra di essere uno stradino, che faceva mostra di essere un ragioniere, che faceva lo stradino. Ma, guardi, non fa niente, ma esca. E poi ci ho detto un'altra bugia, che è quella che mi pesa di più. Quando ci ho parlato del mio amore per lei. Sì? Scena, scena madre, anche quella. Ma come dice la canzone, non è colpa mia. E scenderà in silenzio. Sono appuntato dei carabinieri e ho mentito, ma solo per servizio. Nei secoli fedele, motto. In abito simulato mi sono furtivamente introdotto in casa sua per far credere a suo marito che lei era corteggiata, insidiata da un sedicente stradino, farlo saltare di fuori e brancarlo. Oh, figlio di una mignotta. Signora, non deve dire queste frasi poco gentili. Il dovere è dovere. Non è colpa mia. E scenderà in silenzio. Sì, fuori ordinanza. Ettore, quanto sei brutto! E so fortunato, mi credevo di essere arrivato tardi, invece no! Scappa, Tantumello, sai chi è questo? Lo so sì, e so pure che se n'è svergognata. Non si parla così, una signora. Zitto, sorcio! Signor Tantumergo, sono appuntato di carabinieri in servizio speciale. E io so capitano degli svizzeri del Papa. In nome della legge la dichiaro in arresto, fermo! Innocente, Tantumello, sono innocente! Questo è un carupa vero, è venuto qui solo per darti la caccia, solo per questo, te giuro! Zitto! Tesserino delle forze armate. Attento, signor Rossi. Resistenza alla forza pubblica. Sono in missione speciale, capito?
Attento a quello che fa, signor Rossi. Ultimo avvertimento. Ho frequentato il corso di Anguillara. Solo cintura nera di judo. No, te rovini, Toru. E Toru non lo fa, ve la vergine. Lasciami stare. Colori, non lo fa. Lasciami stare. Oddio, madonna, che è stato? E Toru. Oh, mamma mia. E ma che te fanno? È stato collegato. Congratulazioni. Appuntato, ma allora è vero. Te l'avevo detto, disgraziato capoccione. Non sei contento? È certo che sono contento. Era un trucco. Scommetto che è stato il maresciallo Galbiati. È dritto da niente. Atti! Atti, c'hai ragione. Sei una santa. Gigi c'aveva ragione. C'avevi ragione, Gigi. Ci sono cascato. E ben meglio così, no? Gigi, ma tu perché stai qui? L'ho portato io questi. Meglio Guarcannetto che l'ergastolo. Grazie, Gigi, sei un amico. E grazie pure a lei. Ha puntato come si chiama? Collegato Umberto. Grazie. Andiamo. Sì, sì, andiamo. Grazie, grazie a tutti. A te, pensione! Pensione! Gli daranno. Conforme. Per il reato ascritto gli 4-5 anni riducibili. Tutto dipende dal rapporto che farò io al comando. E le amnistie? C'è speranza. Ne hanno fatta una, proprio un mese fa. Pensano mai che quando condannano l'uomo, condannano pure la donna. Conforme.